Fiesta Balli e Nebbie, manifestazione di punta di Officina Ferrarese, Club Federato ASI presieduto dal poliedrico Riccardo Zavatti, l'onore di inaugurare l'edizione 2023 di ASI Circuito Tricolore. La rassegna, giunta alla sua terza stagione, si propone di amalgamare al meglio motorismo storico, cultura e territorio. E Balli e Nebbie, che quest'anno ha festeggiato la 33esima edizione, da sempre veste alla perfezione questa formula. Dal Salotto Buono di Ferrara, il maestoso Castello Estense, circa 80 equipaggi hanno scoperto angoli suggestivi e segreti del Delta del Po, coccolati da un'organizzazione di altissimo livello. È il caso di dire il tempo vola e siamo arrivati alla terza edizione di ASI Circuito Tricolore. E quindi questo 2023 parte con Balli e Nebbie, una classica ormai giunta alla 33esima edizione ed è credo anche una delle manifestazioni più rappresentative dello spirito ASI che è possibile osservare. Un bellissimo parco auto, luoghi meravigliosi, un'atmosfera molto rilassante e amichevole fra i partecipanti. ASI Circuito Tricolore, grazie anche ai patrocini riconosciuti dai ministeri della cultura, del turismo, del MIMS e anche dell'ANCI, assolve a questo scopo coniugando perfettamente la promozione del territorio con il turismo, con la cultura e l'enogastronomia. Non è la prima volta per Balli e Nebbie? No, sono ormai più di 10 anni che partecipo. Però diciamo che il castello, la piazza... No, è sempre bello, organizzato molto bene, sempre divertente. Lei è di zona? Modena. Quindi sì. Non lontanissimo, no. Però insomma a Ferrara si torna sempre volentieri. Volentieri, molto volentieri. Viaggia da solo? Ho mia moglie che è ancora se la prende a fare colazione. Sì, bene, a bordo di? Alfa 1009 Spider Pininfarina del 53. Giulio Felloni, per tantissimi anni presidente di Officina Ferrarese, ideatore del Balli e Nebbie e dopo 33 edizioni ancora qui in prima fila in piazza sotto il castello. Certo, quando c'è l'entusiasmo bisogna esserci, eh? Ed è un entusiasmo che non passa, ogni anno si rinnova. Una manifestazione come il Balli e Nebbie è un concentrato di cultura, di sport, di spettacolo e anche di arte. Abbiamo l'arte delle automobili, abbiamo l'arte del nostro magnifico Castello Estense, di una città che si presta in maniera anche turistica ad accettare manifestazioni di questo tipo. E devo dire oggi sarà una cavalcata nel territorio ferrarese alla scoperta di luoghi particolari, anche incontaminati. Penso con grande soddisfazione di tutti gli equipaggi. Questo era lo scopo del nostro raduno Balli e Nebbie, di far conoscere a chi non viene esattamente da Ferrara il nostro territorio. Beh, dopo 33 edizioni possiamo dire che ci siete riusciti. Anche perché non è mai saltata una. Siamo sempre riusciti a fare, nonostante i periodi anche più difficili, una manifestazione di questo tipo. E devo dire qui grazie al presidente Riccardo Zavatti, che è venuto dopo di me, Riccardo Maiarelli, quelli che sono stati alla guida dell'Officina Ferrarese, hanno consolidato il club, oggi ha più di 1000 soci e soprattutto continuano a fare una manifestazione che è nel mio cuore. Oggi? Tutto bene, abbiamo avuto un problemino all'uscita dal castello di Mesola che siamo partiti tutti a manetta di qua dall'altra parte, però a parte quello è stata piacevole come sempre, anche aiutati dal tempo che oggi ci ha favorito, per cui... Sì, anche se chi conosce Balli e Nebbie sa che di nebbia non è che se ne veda. No, però le posso garantire, io le ho fatte penso una decina, 10-12, io sono sempre in giro con queste macchine qui. Quando piovigginava a 6 gradi, quando arrivavo era pesante, era. Quindi, però se il tempo ci aiuta, diciamo che il periodo a fine marzo non è niente, a 23 gradi è forse esagerato. Però 15-16-17 va molto bene, va. Buongiorno. 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 Operazioni di rito prima di partire. Sì, sempre. Certo.
Di questo basta. Niente, vedrà quando beviamo lo champagne. Come ci divertiamo. Non è la prima volta a Valle Nebbia, vero? No, abbiamo già fatta 3 volte, mi pare. 2 o 3 volte, sì. Però ci si torna sempre volentieri. Noi siamo di Ferrara, quindi facciamo Valle Nebbia da quando siamo bambini. La fate tutti i giorni voi, Valle Nebbia? Adesso la nebbia non c'è più, le valli sì. Però diciamo che da quando siamo piccoli respiriamo quest'aria. Beh, a parte che non c'è mai la nebbia a Valle Nebbia, ma per farsi vedere nella nebbia la macchina ha il colore giusto. Libero mettere la battuta. Perfetto. Esattamente, esattamente. Macchina a colore fantastico. In tutta sincerità vi dico che è veramente una manifestazione con un'organizzazione impeccabile, molto divertente, molto scenografica, i posti che abbiamo visitato sono assolutamente interessanti dal punto di vista culturale e unici al mondo. Tantissime belle auto, veramente spesso molto rare e uniche, e quindi un'occasione imperdibile. Valle Nebbia 33esima edizione, una formula che nonostante i tanti anni alle spalle continua a stupire. Sì, è una formula indovinata, studiata 33 anni fa dai nostri presidenti e presidenti e che comunque è sempre valida. Territorio, gastronomia e accoglienza, soprattutto accoglienza. I nostri equipaggi non sono equipaggi ma sono ospiti, sono amici, per cui abbiamo un grado di fidelizzazione importantissimo, chi viene da noi la prima volta ritorna. Il problema è questo, che ritornano tutti e quindi devo fare alla fine una sorta di selezione per evitare di avere un sovraffollamento, tant'è che quest'anno abbiamo limitato a 80 equipaggi la manifestazione. Noi abbiamo un territorio molto piatto, però è ricco di itinerari particolari che andiamo a scoprire e abbiamo la fortuna che tanti siti vengono aperti proprio appositamente per il transito di questa manifestazione. Oggi abbiamo visitato 2 tenute importantissime che sono tenute private che normalmente non si può avere l'accesso di privato, per cui è stato apprezzatissimo dai concorrenti perché veramente vedono un territorio completamente diverso da quello che si è abituati a vedere. Perle del territorio ferrarese che comunque ha una storia, una cultura, la città, però il territorio va scoperto nelle sue peculiarità. Siamo 4 anni che partecipiamo e abbiamo la fortuna di aver vinto tutte le edizioni, compresa questa. Quest'anno è stata abbastanza impegnativa perché c'erano degli avversari abbastanza importanti e agguerriti. Alla fine ce l'abbiamo fatta con un po' di fortuna, con qualche piccola imperfezione, ma è andata bene. Siamo felicissimi. Alessio, quali sono invece i suggerimenti, le sensazioni che vuoi trasmettere a chi vuole affacciarsi a questo mondo e quindi vuole partecipare anche lui con la propria auto al mondo del motorismo storico e quindi delle gare? Io che provengo dai rally dico che la prima cosa è l'equipaggio, ossia ci vuole prima di tutto col navigatore un grande affiatamento e i consigli dell'uno che vanno all'altro devono essere comuni per crescere e migliorare ogni gara, ogni volta che ci si presenta ai nastri di partenza. Poi ci saranno errori, si faranno discussioni, ma l'importante è crescere nell'amicizia e nella competizione. Il circuito tricolore è partito al meglio, è partito con un Valle Nebbia alla sua 33esima edizione, organizzato dall'Officina Ferrarese, che rappresenta quello che è lo spirito di questa iniziativa, che vuole essere un esempio di condivisione con i territori, di promozione dei territori, di cultura, ma anche di coinvolgimento della popolazione in questo magnifico mondo. Abbiamo visto oggi qua a Ferrara un centro gremito di persone che aspettavano di vedere arrivare un parco auto veramente fantastico. Le iscrizioni sono andate oltre ogni aspettativa e sono state limitate gli organizzatori a 80 equipaggi, perché sennò altrimenti ci sarebbero state ancora più richieste. Quindi una bellissima manifestazione che è solo l'inizio di quello che è un insieme di eventi che, voglio sottolineare, non coinvolgono esclusivamente le quattro ruote, ma coinvolgono quello che è il mondo ASI, compreso quello del motociclismo, che è un altro settore importantissimo che noi curiamo e seguiamo.
Una bella novità del calendario manifestazioni ASI 2023 è Moto Day, evento che replica in chiave prettamente motociclistica la formula introdotta con la giornata nazionale del veicolo d'epoca, che prevede diversi appuntamenti concomitanti su tutto il territorio nazionale, comunicanti tra loro attraverso una piacevole diretta social gestita dall'ufficio stampa centrale. Vi raccontiamo com'è andata lo scorso 22 marzo dal punto di vista dei club emiliani, la AVS di Parma e Scuderia San Martino, che si sono ritrovati ad esplorare i luoghi in cui visse Matilde di Canossa. Nella giornata dei castelli non si poteva sbagliare fuori la Matilde di Canossa, che è stata una delle prime donne industriali, nel senso che aveva un'attività commerciale, che con la via Francigena faceva le poste e proteggeva coloro che andavano a Roma dai briganti. Il castello di Canossa e ovviamente della Matilde è diventato talmente importante, tutti sanno cosa vuol dire andare a Canossa. Quando l'imperatore ed il papa si incontrarono, la Matilde è stata colei che li ha messi in pace. Questa giornata l'abbiamo fatta con il club AVS di Parma, presidente l'Antonella Mori, e ci siamo trovati proprio qui perché è al confine tra la provincia di Reggio e la provincia di Parma. Noi veniamo dall'est e lei è salita su dall'ovest. In questa giornata di ASI Motor Day noi ci divertiamo, adesso andremo a visitare il castello di Rosena e poi dopo andremo anche a mangiare qualcosa. La giornata si presenta buona, abbiamo alle nostre spalle gli Appennini innevati. Tanti auguri a tutti, speriamo sia una bella giornata. Oggi per il Moto Day abbiamo scelto due località principali dell'Appennino reggiano, il castello di Rosena e il castello di Canossa. Abbiamo scelto queste due località conosciute a livello nazionale e internazionale per un solo motivo: la presenza di Matilde di Canossa, la gran contessa, colei che è stata la donna più importante e più potente del Medioevo italiano. Riconosciamo questi castelli per un evento in particolare, il famoso perdono di Canossa, in cui l'imperatore Enrico IV giunge a Canossa per chiedere scusa durante la lotta alle investiture al Papa Gregorio VII, che era ospitato al castello di Canossa da Matilde. Abbiamo voluto celebrare un momento di storia italiana straordinario e importantissimo con le nostre moto qui su nell'Appennino reggiano. Una splendida giornata con noi motociclisti e speriamo che non piova, che attenga almeno fino a sera. Per il resto giornata stupenda, è la prima uscita che facciamo con tutti i motociclisti e speriamo di poter continuare durante tutto l'anno. Con la giornata di oggi si è riaperta un po' la stagione motociclistica. Oggi della verità si è alzato un po' di vento, adesso vediamo. Però sono bellissime giornate. Qui c'è incontro giovani e vecchi, si viaggia insieme in questi scenari di castelli di Matilde di Canossa. Comunque c'è stata anche una guida che ha dato un contributo, informazioni che anche se viviamo sul territorio ci sono sempre cose nuove da scoprire. Quindi è una bella giornata. Abbiamo fatto un giro, si sta abbastanza bene, la temperatura direi che ancora è un po' freschino, però insomma in qualche maniera si va. Siamo contenti che abbiamo praticamente inaugurato la stagione, abbiamo visitato i castelli, quindi direi tutto bene. Adesso andiamo tutti insieme a fare una bella bicchierata, così concludiamo la giornata. Come apertura siamo stati contenti, insomma. Una giornata che abbiamo girato sui colli qua della prima collina da reggiana a visitare appunto i luoghi matildici. La giornata sì, non è proprio una giornata perfetta, c'è ancora un po' freschino, ma il motociclista ha la passione e non lo ferma nulla. Stiamo partecipando, è andato tutto bene, solo uno ha avuto un piccolo problema alla moto, ma nulla di grave. È riuscito a raggiungere comunque anche lui qua il ristorante. Siamo un gruppo che per la prima volta collabora a fare una manifestazione e speriamo che i partecipanti siano tutti contenti.
Oggi è la giornata del Moto Day istituita da ASI e noi come club AWS Parma, in collaborazione con la scuderia di San Martino, abbiamo deciso di organizzare un raduno al castello di Rossena. Abbiamo radunato i nostri soci con moto di vari periodi. Speriamo sia una giornata bellissima all'insegna del divertimento e dell'amicizia tutti insieme, visto che abbiamo unito due club federati ASI. Questa edizione del Moto Day per me è stata una grandissima soddisfazione, tantissimi tre partecipanti. Questa unione del motorismo storico come veicolo per scoprire i territori, le bellezze, le risorse culturali della nostra magnifica Italia, questa è un'unione simbolica importantissima. Tantissimi i club che hanno partecipato e quindi questo ci fa particolarmente piacere, e il fatto di vedere tutti i club insieme che condividono le loro esperienze dà un senso di quello che può essere un'ASI unita, un'ASI che vive e condivide il motorismo storico e specialmente che lo fa godere anche agli altri. È un messaggio di condivisione, di passione, che per noi è fondamentale. Questa iniziativa, oltre a tutto il resto, è perfettamente in linea con quelli che sono i nostri protocolli d'intesa con le realtà territoriali che promuovono i territori, come ANCI per esempio, come Città dei Motori. Abbiamo anche un accordo con l'Istituto Nazionale dei Castelli, abbiamo anche un protocollo d'intesa con Enit, importantissimo, per promuovere il turismo nei territori. E andiamo in questa direzione anche con questo momento di condivisione, in questo caso attraverso le moto.